Ecco, ma non è di questioni strettamente politiche che voglio occuparmi questa sera. Voglio trovare subito un punto di contatto con il quale entrare in convergenza con gli amici che sono al tavolo con noi questa sera. Forse abbiamo provenienze diverse, ma sono sicuro che abbiamo un cammino da fare insieme, al di là delle diverse provenienze. Mai come oggi è importante tentare nuove sintesi andando al di là dei vecchi schemi. Spesso viene evocata la figura della claustrofobia, io voglio invece evocare quella della agorafobia. Molti di noi hanno ancora paura a uscire all'aperto, ad abbandonarsi dal loro comodo rifugio, dalle loro dimore prefabbricate e a cercare all'aria aperta di elaborare nuove categorie. I vecchi concetti della politica in parte sono cadaveri concettuali che non ci aiutano a fare luce sul presente. Occorre elaborare nuovi concetti, nuove categorie, occorre ricategorizzare la realtà che nel frattempo è mutata. Come dicevamo poc'anzi, destra e sinistra non ci aiutano a fare presa su una realtà che con destra e sinistra non si lascia afferrare. Destra e sinistra sono le due protesi con cui il potere neoliberale catalizza il consenso, inscenando un'alternanza senza alternativa che garantisce in un caso o nell'altro la vittoria del medesimo, del partito unico, del capitale. Per questo destra e sinistra oggi sono tra loro perfettamente interscambiabili, per questo, quand'anche non lo fossero, lo sarebbero ugualmente finché non rivendicano appieno la sovranità dello Stato nazionale, senza la quale non è possibile governare l'economia e quindi fare politiche più di destra o più di sinistra, si sarebbe detto una volta. Destra e sinistra oggi sono del tutto simili a due calvi che si mettessero le mani addosso per potersi impossessare del pettine che in ogni caso non potrebbero utilizzare, perché in ultima istanza a decidere sono i mercati, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, ultimamente anche l'OMS sta rivendicando pretese di sovranità post-nazionale rispetto ai singoli governi. In sostanza, destra e sinistra si alternano sullo scranno per fare le riforme che vengono imposte loro da enti sovranazionali. Ma dicevo, non è della questione politica che voglio discutere questa sera, voglio parlare di un tema che credo ci accomuni, anche se magari da prospettive diverse, che è quello della indisponibilità della vita, o se preferite della sacertà della vita. Il capitalismo oggi, il mondo della tecnica lo chiamerebbero altri, sta di fatto sacrificando la vita come indisponibile. La vita viene messa a repentaglio dal sistema tecnocapitalistico, che di fatto la considera fondo semplicemente disponibile, utilizzabile. Se volessimo trovare una definizione del sacro, che credo possa incontrare l'accordo sia di chi è credente sia di chi è laico, il sacro è l'indisponibile, è qualcosa che non può essere oggetto se non di venerazione, è qualcosa di altro rispetto al profano perché altro rispetto alle logiche dell'utilizzabilità che caratterizzano il profano. Il sacro può essere solo contemplato, non può essere utilizzato e la vita è per definizione sacra o come usa dire ha sola dignità e non ha prezzo. Ecco, il mondo del capitalismo contemporaneo sta trasformando la vita stessa, umana, in qualcosa di puramente disponibile e asservito alle logiche del valore. E questo lo stiamo sperimentando in tutta una serie di ambiti, niente affatto secondari, come anche lo stiamo sperimentando in tutta una serie di settori che vengono essi stessi a subire la logica privatistica e utilitaristica propria della civiltà tecnocapitalistica. Si potrebbero menzionare moltissimi casi, ne voglio menzionare uno soltanto che mi pare di un certo rilievo ed è quello dell'utero in affitto. L'utero in affitto è la vita che diventa merce disponibile, è qualcosa che è scandalo e follia da un punto di vista cristiano, da un punto di vista socialista, da ogni punto di vista che abbia al cuore la vita stessa, perché l'uomo è così fatto da non essere riducibile al rango delle merci. Ridurre l'uomo al solo orizzonte della merce significa commettere una violazione della natura umana.